Con Giuseppe Martino, presidente della Proloco di San Fra, io leggo sulla tua maglietta Vivere San Fra, che poi è quella che avete tutti voi. È il nostro slogan. Cosa significa Vivere San Fra, potendo riproporre adesso quest'anno la saga del Reso? Allora, Vivere San Fra è uno slogan che abbiamo ideato, creato, abbiamo voluto con noi all'inizio, quando abbiamo fondato la Proloco. La nostra Proloco è attiva dal 2005, c'era già negli anni passati, ma noi l'abbiamo rifondata nel 2005. E questo sono due parole che possono significare poco, ma in realtà significano tanto, soprattutto in questo periodo, dopo tutto quello che abbiamo affrontato e tutto quello che abbiamo dovuto subire. Ripartire insieme e quindi ricominciare a vivere San Fra è la cosa più bella. Allora, San Fra, che questa sera vive la serata inaugurale della Saga del Riso 2021, qui vediamo vicino a te che c'è il ricco carnet, il ricco menù di questa manifestazione. Raccontaci un po' che 11 giorni saranno. Saranno 11 giorni un po' diversi da quelli che abbiamo affrontato in passato. Abbiamo dovuto eliminare molte cose perché purtroppo da decreti non erano permesse, però la base su cui è fondata già dall'inizio la nostra sagra è lo stare insieme. A livello gastronomico non manca niente, perché il riso ogni sera è abbinato al pesce piuttosto che al fritto misto piemontese, a vari piatti della tipicità piemontese, con ogni sera un intrattenimento musicale, che sia per i giovani, che sia per gli amanti del liscio. Ogni sera ce n'è per tutti i gusti, quindi musica di intrattenimento accompagnato con una buona cena. Allora, ho visto entrando ovviamente il controllo dei Green Pass, la postazione per il braccialetto, l'igienizzazione delle mani, tutto un iter sicuramente dove siete molto attenti. Certo, abbiamo dovuto adeguarci per essere in regola, in prima cosa, ma anche per dare il buon esempio, perché è un periodo dove se vuoi ripartire devi essere a posto, ed è giusto aver organizzato e impostato tutto così. Senti, ovviamente non stiamo qui a svelare tutto quello che sarà il programma, perché ovviamente occorre venire a provare per poi provare per credere. Ecco, poi per chi è interessato ci sono le pagine social e internet della Proloco di San Fra. Assolutamente sì. Ultima cosa che ti chiedo, in questa edizione particolare dove c'è il gusto della ripartenza, ovviamente sappiamo che 2020 non è stata fatta, che riso sarà quello di quest'anno e che sagra sarà? Che riso sarà? Bisognerebbe chiederlo a chi lo coltiva, perché bisogna vedere il raccolto cosa presenterà. Però sarà un riso con delle cene che secondo me porteranno tanta voglia di stare insieme, voglia di stare in compagnia e mangiare. Senti, l'hai già detto tu prima in apertura, poi chiudiamo. L'essere nella Proloco, in questo caso tu sei presidente, l'organizzare, dovendo tenere conto adesso purtroppo di una pandemia, però quanto è forte anche la voglia di organizzare, la voglia di poter fare eventi, ovviamente quel che si può fare? È tantissima, te lo giuro. Ti racconto due cose velocissime. Vai. Ci siamo trovati durante il lockdown con la Proloco, con i ragazzi, ci siamo trovati tutto il periodo in cui abbiamo potuto trovarci per organizzare, anche lo scorso anno che non abbiamo poi potuto portare a termine la festa. Abbiamo fatto le riunioni via Skype, in tutte queste modalità che si potevano utilizzare lo scorso anno, apposta per organizzare e trovarci. Gli scorsi anni, un'altra cosa che ti volevo raccontare, facevamo stampare magliette e gadget della Proloco gialli, quest'anno abbiamo fatto fare le mascherine gialle, ci siamo adeguati. Però siamo di nuovo qui ed è stato bello anche trovarci di nuovo per organizzare.